La ragione per cui dall'inizio avete visto il Movimento 5 Stelle è contrario ovviamente a un'escalation militare. L'abbiamo detto per ragioni di principio, perché la pace deve essere l'obiettivo e la guerra non può essere mai uno strumento di composizione dei conflitti. L'abbiamo detto perché il riarmo sarebbe una follia che tra l'altro distrarrebbe risorse finanziarie importantissime in Italia rispetto agli obiettivi invece che sono il sostegno a famiglie e imprese, e l'abbiamo detto anche perché la guerra porterebbe una recessione economica. Quindi le considerazioni finali di Visco confermano quello che abbiamo sempre detto. Si parla di una prospettiva recessiva molto pesante e ovviamente tutto quello che è funzionale per favorire un processo di pace, un negoziato di pace, diventa assolutamente prioritario. Di contro vanno respinti tutti quei comportamenti che possono allontanare una soluzione. Quindi noi riteniamo che gli invii di armi ci siano già stati anche da parte dell'Italia. Ci sono altri paesi che stanno continuando a offrire all'Ucraina forniture militari. Mi sembra che in questo momento il problema dell'Ucraina non sia la carenza di armamenti, ma la carenza della voglia e della determinazione della comunità internazionale a raggiungere, perseguire un processo di pace.